5 km all'arrivo. 5 km all'arrivo per il battistrada. Guardate, è molto provato, però la pedalata è ancora buona, anche se è un po' appesantita. Eccolo qui il cartello. 5 km all'arrivo. 5 km e le immagini, siamo andati dietro e abbiamo trovato una sorpresa. Non c'è più un terzetto all'inseguimento dell'atleta della Monte Carlo Cirino Pizzeri della Rustiganella. C'è un altro portacolori di questa formazione, forse il favorito numero uno per questa corsa, Federico Galeotti. Grandissima la prova degli atleti della formazione lucchese. Davanti hanno Leonardo Giusti, si vede che in discesa è venuto fuori l'atleta Federico Galeotti, lo vede, ma lo vede in lontananza. Eccolo qui il terzo, Mattia Dani. Mattia Dani lo vede, è a 18 secondi, a 18 secondi da recuperare. Non tanto, lo vede in lontananza, lo vede ormai in lontananza. Con le immagini siamo piombati ai 2,5 km invece con Leonardo Giusti, che ormai ha capito che l'impresa sarà fatta. L'unico superstite della fuga iniziale. Non sappiamo se è stato informato che dietro al compagno di squadra Federico Galeotti, però sicuramente sa il vantaggio che ha. Ai 2,5 km ha un vantaggio di 18 secondi sul compagno di squadra. Dovrebbe farcela Federico Galeotti, scusate, Leonardo Giusti. Passa ora, eccolo qui il passaggio di Federico Galeotti. Eccolo qui, sta passando in questo momento. Primo e secondo in questo momento gli atleti della Monte Carlo Cirino Pizzeria alla Rusticanella. Passa, una bella pedalata però è Mattia Dani. Ha una bellissima pedalata Mattia Dani, forse anche meglio dei primi due. Sta cercando con una grandissima pedalata, cadenza di pedalata altissima, di recuperare. Si è già passato intanto il cartello dell'ultimo chilometro. 500 metri all'arrivo ormai. Siamo ai 500 metri all'arrivo con il battistrada. Ormai Leonardo Giusti, eccolo qui. Siamo e già inizia ad alzare le braccia al cielo. Forse ha visto in lontananza Federico Galeotti, perché dietro l'ammiraglia non c'è. E infatti dietro c'era le immagini di Galeotti. Eccolo qui, in direzione d'arrivo, le braccia al cielo per lui, una grandissima impresa, l'unico superstite di giornata, la vittoria di Leonardo Giusti della Monte Carlo Cirismo Pizzeria Rusticanella. E subito dietro a completare una grandissima giornata per la formazione lucchese, il secondo posto di Federico Galeotti. Si sta aspettando ormai solo il terzo e il resto, le immagini anche dei vari sponsor, LM, la tipografia, Verni in legno, l'agriturismo, Frantoio Le Croci. E intanto l'arrivo del terzo di Mattia Dani del Velo Club Carrara 1961. Eccolo qui in quarta posizione invece Lorenzo Boschi della Polisportiva Mille Luci, battuta da una grandissima Monte Carlo Cilindro Pizzeria Rusticanella. E siamo invece con il quinto, Matteo Siffredi della Rusty Bike Team. Eccolo qui che conclude in quinta posizione. Si sta attendendo gli altri. La volata vinta invece da Vincenzo Russo per il sesto posto, davanti a Alessio Frius del team Valdignevole, che fa settimo. Si attende ormai la conclusione dei primi 10, l'ottavo, il nono e il decimo. Le immagini abbiamo visto dell'agriturismo Frantoio Le Croci, un atleta, ennesimo atleta della Polisportiva Mille Luci, in ottava posizione Gaddo Gavilli della Polisportiva Mille Luci, ottava posizione per lui. Arrivano tutti alla spicciolata, la tipografia LM di Via Nova, e arriva ora Filippo Gradi della Polisportiva Mille Luci. Eccolo lì, bravissimo anche lui, bravissima tutta la formazione. Volata per il decimo posto che va a vincere Francesco Gairo Rossi della Speedy Bike, davanti alla tela Monte Carlo Cinismo Pizzeria Rusticanella. Possiamo andare alle interviste dei protagonisti. Leonardo Giusti, Monte Carlo Cirino Pizzeria Rusticanella, oggi hai fatto un grandissimo numero, sei entrato nella fuga con tuo compagno di squadra, li hai staccati tutti sulla prima volta, hai retto il ritmo dei tuoi inseguitori e sei arrivato da solo. Sì, erano 2 anni che non salivo sul gradino più alto del podio e questa vittoria mi ci voleva proprio. Adesso speriamo che dia morale per il finale di stagione e sono contentissimo. Poi il mio compagno è arrivato secondo e quindi meglio di così non poteva andare. Ecco, sulla prima volta quando sei arrivato in cima avevi saputo che dietro c'era un drappello di uomini con insieme il tuo compagno di squadra Galeotti, o non sapevi nulla? Pensavi di potercela fare arrivare da solo? No, non sapevo nulla e comunque sì, appena arrivato in cima alla salita ci credevo, perché poi io ho un bel passo in pianura e quindi dopo che mi hanno detto che avevo 1:30 ci ho creduto. In pianura non ho forzato più di tanto perché c'era vento contrario e la salita ho cercato di farla tutta, e poi negli ultimi 10 km di pianura ho dato il massimo e sono arrivato all'arrivo.
una dedica speciale per questa vittoria? Alla mia squadra e a tutta la mia famiglia. È stato un po' un periodo adesso difficile per me perché avevo un dolore al ginocchio e avevo paura di dover smettere, però ho tenuto duro e finalmente è arrivata questa vittoria che mi darà morale. Federico Galeotti, Montecalcio Chimico Pizzeria Rusticanella, tu quest'anno avevi già colto alcuni successi, oggi i tuoi due compagni di squadra nella fuga, sei riuscito a farti trascinare su da altri inseguitori, poi sei venuto via da solo sulla seconda volta. Sono venuto sulla seconda volta in discesa, sono partito e ho fatto la differenza in discesa e sono rimasto da solo. Il mio compagno aveva un minuto, l'ho tenuto lì vicino, poi tanto anche se lo riprendevo facevo vincere lo stesso lui e va bene così. Ci hai mai pensato a arrivare in trionfo per voi, no? Prima e secondo insieme a braccia alzate, ci hai mai pensato oppure hai pensato di tenere un ritmo costante senza forzare? Andavo tranquillamente, però piano piano lo stavo riprendendo, peccato che lui non sapeva nulla, se no si arrivava in parata. I prossimi tuoi obiettivi di questa stagione? Ma adesso, prossima corsa siamo in casa, speriamo di far bene. Mattia Dani, Veloclub Carrara 1961, oggi un bellissimo terzo posto per te, è andata via quella fuga dove avevate un vostro compagno di squadra, Binelli, poi nella seconda volta sei riuscito a stare con Galeotti, ma è stato più forte di te. Sì, avevamo un compagno in fuga, questo ha fatto in modo che potessi fare la corsa riposando. Sulla salita sapevo che avrebbero movimentato la gara, così è stato, siamo rimasti in 10 o 11 e abbiamo continuato regolare. Appena preso il mio compagno nel secondo passaggio, io e Federico e Bosco abbiamo aumentato sul finale di salita, poi in discesa Federico è riuscito a prendere i metri di vantaggio e arrivare con quelli all'arrivo. Ecco, dov'è stata la svolta per te la corsa? Hai pensato di poter rientrare insieme a Galeotti o non ti aspettavi questo forcing in discesa dell'atleta della Monte Carlo Ciclismo? Sapevo che il vantaggio della fuga iniziale di Giusti era molto alto, sapevo che era molto difficile riprenderlo e sono stato dietro a Galeotti quando lui ha preso il vantaggio, siamo rimasti gli ultimi 10 km a stessa distanza, però le forze erano quelle che erano a fine gara e ci ho provato ma sono rimasto lì e non ci ho fatto.